noi, con noi ci sono la dottoressa Silvia Losco dell'Ufficio per il Servizio Civile Universale, che quindi vi farà una illustrazione di quelle che sono in particolare le modalità di adesione e di presentazione delle domande. Dopodiché avremo l'intervento del dottor Paolo Martinelli, scusate, del Dipartimento per la Trasformazione Digitale, che, come sapete, appunto, come vi ho anticipato, lavora in sinergia in questo caso proprio perché parliamo del servizio civile digitale. Nella seconda parte abbiamo invece il piacere di avere con noi alcune delle principali dei principali enti. Abbiamo AMESCI, abbiamo ARCI Servizio Civile e abbiamo Confcooperative. A questo punto chiederei alla dottoressa Silvia Losco se può attivare la propria webcam e inizierei a partire con appunto il suo intervento. Intanto la ringrazio infinitamente. In realtà, come dire, è lei che ospita questo evento perché appunto è il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale che porta avanti questa bellissima iniziativa, molto sfidante in quest'ultima parte, proprio perché appunto si sta concludendo, come dire, la fase di sperimentazione e quindi si va avanti con la prima annualità. Prego, dottoressa Losco, le cedo la parola. Può attivare la sua presentazione. Vi ringrazio tutti quanti e vi auguro un buon webinar. Grazie dottoressa Isola, grazie mille e benvenuti a tutti a questo webinar, al terzo webinar sul servizio civile digitale. Nell'introduzione avete già potuto prendere un attimino visione di quello che sarà la programmazione di oggi, il programma l'agenda della nostra giornata. Vi ringrazio per la partecipazione, sempre abbastanza numerosa. Questo è il terzo webinar che noi facciamo sul tema del servizio civile digitale e fa parte di un articolato percorso che abbiamo progettato, il Dipartimento delle Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale ha progettato. Diciamo, e in particolare la struttura di cui sono responsabile, diciamo, ne ha curato proprio anche un pochino i dettagli per l'implementazione, proprio per, diciamo, sollecitare gli enti, stimolare gli enti a questo nuovo tema del digitale applicato al servizio civile. Come sapete, il Servizio Civile Universale è un istituto della Repubblica definito dal Decreto Legislativo 40 del 2017. È di fatto un istituto che coinvolge i ragazzi che vanno dai 18 ai 28 anni. Non è propriamente una politica per i giovani, quanto è qualcosa di istituzionalmente definito nell'ambito del nostro paese, proprio per stimolare i ragazzi a una cittadinanza attiva. Tradizionalmente il servizio civile universale si applica a moltissimi settori che sono poi in principal modo legati all'assistenza, ovviamente, anche all'educazione e all'attenzione per il patrimonio culturale, per il patrimonio paesaggistico del nostro paese, ovviamente alla protezione civile. Abbiamo condotto sperimentalmente, ormai insomma siamo più che navigati, quindi la sperimentazione nel pieno della sua fase attuativa e anche delle considerazioni, diciamo, sono ormai emerse in modo chiaro e maturate in modo chiaro anche col Dipartimento della Trasformazione Digitale, è entrata questa dimensione del digitale. Ebbene che io in premessa, in questo momento di apertura, faccia presente che il digitale per noi è un veicolo, no? Non è il fine quanto il mezzo per veicolare dei valori che sono fondanti per il servizio civile, che sono proprio i valori tesi all'integrazione intergenerazionale, all'integrazione comunque sociale, quindi un'attenzione
a un movimento attivo sul territorio, un'attenzione per le comunità alle quali apparteniamo, ecco, un'attenzione che deve essere stimolata proprio fra i giovani. Ecco, quindi il digitale è un elemento chiave, l'abbiamo identificato come elemento chiave per veicolare questo aspetto valoriale che rimane fondante per il servizio civile. Ovviamente è l'occasione anche ghiotta per stimolare i ragazzi a un'expertise che poi quella sul digitale, che immaginiamo possa essere, lo sarà sicuramente, molto preziosa come diciamo incoming, no? come accompagnamento per entrare nel mondo del lavoro. Per cui è anche un'occasione formativa, fortemente formativa, sul tema specifico del digitale proprio per i ragazzi. Altro elemento della giornata, l'esperienza di tre realtà che sono molto importanti nell'ambito del servizio civile, le abbiamo scelte, insomma, e ringrazio da subito per la loro partecipazione. Sono tre realtà che nella seconda parte di questo webinar vorranno dare un'esperienza sul campo, no? Dei progetti che attualmente sono i progetti sul campo. L'intento del nostro webinar è quello di avvicinare le parti, cioè avvicinare il mondo del servizio civile al mondo no profit che opera nel digitale sotto diversi, diciamo, sotto diversi connotati, dando delle caratterizzazioni diverse. Quindi io mi auguro che diciamo possa essere un momento proprio stimolante per le parti, proprio all'incontro, in modo tale che il servizio civile possa crescere e possa arricchirsi anche di questa dimensione, no, nuova di competenza che effettivamente è il plus che vogliamo dare. Entro nel merito della mia presentazione, quindi condivido il mio schermo, che vado sempre, eccomici qua. Datemi un attimo. Dovreste vedere la mia presentazione. Sì, tutto ok. Tutto ok, anche in modalità presentazione. Eccoci. Perfetta. Benissimo, allora riprendo un attimo il filone del contesto in cui si applica questo servizio civile digitale, no? È il risultato di un accordo tra il Dipartimento delle Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale e il Dipartimento per la Trasformazione Digitale. L'accordo è stato stipulato il 14 dicembre 2021 e si poneva come finalità principale quella proprio di accrescere le capacità e le competenze dei cittadini in ambito digitale. Ovviamente i cittadini, quindi parte attiva e i ragazzi del servizio civile, ma anche le comunità a cui i ragazzi forniranno servizio. Attenzione che è molto importante, grazie a questa iniziativa è finalizzata a lavorare nell'ambito dell'accrescimento delle competenze digitali di base del paese, che è una delle componenti del PNRR. Ci stiamo rifacendo proprio alla missione 1, quindi è un investimento del PNRR. Stiamo sviluppando questa iniziativa nell'ambito di quei fondi, diciamo, stanziati nel PNRR, proprio competenze digitali di base, la missione 1, l'investimento è l'1.7. E il servizio civile universale, fatemi dire, è stato prestato a questa, diciamo, come dire, a questo obiettivo inserito nel PRRR proprio quale strumento di promozione proprio dei valori fondativi della nostra Repubblica e veicolati tramite il digitale. Quindi attualmente abbiamo già condotto una sperimentazione in realtà non è terminata, i progetti sono ancora in corso, una sperimentazione che ha avuto proprio l'avvio immediatamente, diciamo a ridosso del finanziamento ottenuto con il PNRR. Attualmente i ragazzi coinvolti nella sperimentazione sono oltre 1000, ecco qui vi do i numeri, 1007 operatori volontari. E abbiamo, diciamo, distribuiti su tutto il territorio nazionale 45 programmi di intervento di servizio civile digitale. I programmi di intervento sono articolati in 103 progetti che attualmente operano e che dispiegano i ragazzi su tutte le regioni d'Italia, in vari
vari ambiti progettuali che sono appunto definiti e stati approvati in seno di valutazione dai due dipartimenti. E alla prima sperimentazione, ripeto, i ragazzi sono ancora in servizio, quindi la sperimentazione tecnicamente è ancora in corso. Attenzione ai microfoni, non so, forse il dottor De Bernardo che si è collegato, buongiorno e benvenuto. Alla prima tornata di sperimentazione si è unito il primo anno, quindi si è unito il bando del 2 agosto 2022, finanziato nel quadro delle risorse PNRR, che appunto ha dato l'avvio a dei progetti effettivamente di servizio civile digitale, rivisitati, rimessi a punto proprio alla luce delle evidenze emerse dalla sperimentazione. È quindi in corso il primo anno del primo ciclo del PNRR, che coinvolge 2.160 attualmente operatori volontari che sono in servizio. Stiamo parlando di 88 programmi di intervento che sono stati selezionati dopo la risposta degli enti al nostro avviso, e 278 progetti distribuiti sul territorio. Ecco, vedete che quindi attualmente, se sommiamo i 1.000 ragazzi della sperimentazione e i 2.160 operatori volontari selezionati dall'ultimo bando, arriviamo a oltre 3.000 ragazzi che stanno operando attualmente in ambito di servizio civile, e anche i programmi di intervento, no, sommando le due dimensioni, iniziano a essere oltre i 100. Quindi c'è un discreto impegno da parte degli operatori del settore, quindi gli enti di servizio civile, su questo tema. Quali sono le finalità che abbiamo, dato ai programmi di intervento, che sono guidati da un programma quadro a cui gli enti sono tenuti di fatto ad aderire? Allora, le finalità proprie dei programmi di intervento si esplicano seguendo due assi principali: dare assistenza e formazione, no? Quindi hanno, la finalità di dare assistenza e formazione, ai cittadini, e qui ho messo in evidenza quello che sarà il nostro target dopo i 3 anni di applicazione del PNRR, 1 milione di cittadini beneficiari dell'attività di facilitazione digitale. Il nostro servizio civile digitale impianta dei servizi di facilitazione digitale, di educazione digitale. Ecco, il target finale della nostra misura, del nostro investimento, dopo i nostri 3 anni, il termine nostro è proprio perché è una finalità del nostro dipartimento, del Dipartimento delle Politiche Giovanili, chiaramente, del Dipartimento delle Trasformazioni Digitali, ma anche di tutti gli enti che parteciperanno, è quello di arrivare a 1 milione di cittadini dopo i 3 anni. In più, quella di formare oltre 9.000 volontari. Riusciamo con il nostro investimento, che ripeto si esplicherà per i 3 anni del PNRR, a raggiungere, oltre 9.000 volontari proprio per servizio civile digitale, con competenze, quindi con formazioni e competenze specifiche proprio nell'ambito del digitale. Le tipologie di attività che prevediamo debbano essere fatte dai ragazzi, e che effettivamente sono state messe in campo sia nel quadro della sperimentazione, ma anche nel quadro del primo anno, no, di applicazione del PNRR, attengono a due tipologie standard. Da una parte, la realizzazione o il potenziamento di un servizio di facilitazione digitale che può essere già in essere presso l'ente, no, che partecipa ai nostri avvisi, o può essere creato ex novo. Tipicamente ai nostri avvisi hanno, per esempio, partecipato realtà comunali, realtà locali che avevano servizi di facilitazione digitale già al proprio interno, no, con dei punti informativi o quant'altro. Ecco, il potenziamento di questi servizi è tra gli scopi, le finalità che potete sicuramente, ampliare nell'ambito dei vostri progetti, dei progetti che presenterete. La seconda tipologia, invece, è una tipologia più orientata proprio all'educazione digitale, no? Rivolta
chiaramente alle comunità di riferimento. Quindi questi sono i due pillar rispetto ai quali voi potrete, diciamo, eseguire le vostre attività di progettazione. Nel proseguo della mia presentazione vi farò vedere anche come, diciamo, in un certo senso, in che modalità terremo questa è la cornice di riferimento che guida la progettazione degli enti e le proposte degli enti, diciamo, per rispondere ai nostri avvisi. Vi do subito a chi non si è mai cimentato nel servizio civile universale, vi do due parametri, due schemi di riferimento che sono validi. I nostri avvisi, diciamo, tengono un po', come dire, un filo logico che unisce il presente al passato, quindi sono dei framework, come dire, dei quadri che assolutamente analoghi di anno in anno, in cui variamo, diciamo, e mettiamo a punto con un'operazione di consultazione anche degli enti che partecipano ai nostri procedimenti, diciamo, mettiamo a punto dei parametri proprio per migliorarne l'efficacia essenzialmente, ma gli avvisi sono analoghi. Quindi vi invito effettivamente a consultare, ve li do qui come link, i due avvisi che precedono quello che poi sarà il prossimo avviso, l'avviso dello sperimentale, servizio civile sperimentale, e l'avviso dell'ultimo del 25 gennaio 2022, che è l'avviso di presentazione dei programmi e progetti che appunto attenevano al primo ciclo PNRR. Ecco, lo schema è pressoché analogo, ci sono dei parametri, ripeto, che noi andiamo a settare di volta in volta, ma diciamo le modalità sono analoghe. Per chi di voi quindi volesse, avesse intenzione di capire e quindi magari di cimentarsi al prossimo avviso, appunto invito alla lettura, perché quello è lo schema di riferimento che poi sarà ripreso nel prossimo avviso. Come potrete collaborare? Ok? Potrete collaborare in diversi modi. Parto dalla più semplice, quella auspicabile e che, diciamo, promuoviamo visto l'imminenza dell'avviso. Il prossimo avviso di servizio civile digitale sarà sicuramente pubblicato entro l'anno, quindi diciamo nei prossimi mesi, immagino, ma proprio in questo mese di ottobre. Chi di voi vorrà partecipare dovrà, diciamo, in un certo senso contattare o comunque mettersi in contatto con realtà che già operano nell'ambito del servizio civile. È essenziale. L'istituto del servizio civile è un istituto complesso che esplica la propria funzione avvalendosi effettivamente del supporto, ma insomma che è un supporto assolutamente proattivo, attivo, degli enti di servizio civile, che sono in realtà il cuore in cui l'attività di servizio civile viene effettivamente esplicata, no? Quindi, diciamo, il Dipartimento ha un rapporto diretto con i ragazzi e con gli operatori volontari che firmano un contratto d'ingaggio che di fatto, diciamo, la cui ownership è tutta del Dipartimento delle Politiche Giovanili, in particolare del Capo Dipartimento che ne è il firmatario. Ma l'elemento chiave è proprio l'ente di servizio civile, che è il nodo gestionale essenziale della catena, diciamo, valoriale, no? Che parte dall'input che dà il Dipartimento fino ad arrivare proprio all'attività sul campo che svolge il ragazzo di servizio civile. Quindi come l'expertise e comunque la capacità anche gestionale, propositiva in termini progettuali, ma gestionale dell'ente è essenziale. Per cui effettivamente entrare nel mondo del servizio civile significa comunque venire a contatto con delle realtà che operano nel settore e che ormai sono qualificatissime. Ripeto, nella seconda parte del nostro webinar ne conoscerete alcune e altre sono state già presentate nei webinar che ci sono stati precedentemente, in particolare quello del 5 ottobre. Quindi è essenzialmente importante che voi possiate, diciamo, chi di voi non ha mai conosciuto questo mondo, si avvicini per il tramite di un ente che chiaramente opera in un settore che poi magari è vicino all'interesse dell'ente proponente. Come avvicinarsi? Allora, vedremo che, diciamo, chi detiene la paternità, no, del servizio civile è un albo, l'albo del servizio civile universale, che di fatto ha all'interno tutti gli enti che possono operare, tutti i soggetti che possono operare in termini diretti e con responsabilità nell'ambito del servizio civile. Ma una forma, diciamo, fatemi dire, più light, ma non per questo meno responsabilizzante, è quella di avvicinarsi a questo mondo, diciamo, in termini di collaborazione, no? Istituendo una collaborazione con un ente padre, fatemi dire,
dire che già opera nell'area, che è già accreditato all'albo di servizio civile. E le partnership possibili sono due, no? O a livello di programma di intervento, quindi stabilendo un rapporto, diciamo, è un accordo di rete, oppure a livello proprio di partenariato, a livello progettuale, quindi a livello di progetto. I programmi di intervento offrono all'ente proponente la possibilità di costruire un framework e un quadro, diciamo, delle iniziative che vengono, diciamo, dispiegate su territorio, un quadro generale con una finalità generale. I progetti focalizzano le singole attività, no, che vengono quindi contestualizzate molto sul territorio di riferimento. Voi potrete partecipare sia a livello di rete, diciamo, e quindi a livello di programma, che a livello di partnership, cioè a livello di progetto. Ovviamente, se operate a livello di progetto, sarà fondamentale che voi andiate a chiarire qual è lo spaccato, quindi il segmento nel progetto che sarà curato effettivamente dall'ente che si dall'ente affiliato, dall'ente partner. L'accordo deve essere stipulato ovviamente con un ente già iscritto all'albo di servizio civile. Ed è finalizzato, come dire, il rapporto sia di rete che di partnership è finalizzato a rispondere a un avviso, quindi si riferisce in realtà a un'iniziativa specifica e in particolar modo, se la voglio proprio mettere a terra, sarà l'iniziativa che metteremo in campo nei prossimi mesi, entro dicembre, proprio il prossimo avviso relativo alla seconda annualità PNRR. E vi ho nominato l'albo di servizio civile universale, vi dico qualcosa in più, quindi l'albo servizio civile universale potete accedere visitando il nostro sito, vi darò tra breve i riferimenti, è l'albo in cui sono iscritti, registrati tutti gli enti che possono partecipare a diverso titolo alla gestione del servizio civile universale in Italia e anche all'estero. L'albo SCU contiene enti titolari, enti di accoglienza, che sono gli enti che ospitano i ragazzi, e contiene tutte le sedi, ok? Le sedi su che praticamente ospitano i ragazzi che svolgono il servizio civile. Quindi enti titolari, attualmente, questo è un dato che in realtà è del 5 ottobre, ma sono 448 gli enti titolari. Oggi ne incontrerete tre dei 448 molto rappresentativi dei loro settori di riferimento, 448 enti titolari che esplicano la loro attività in tutta Italia. Allora, l'ente, ormai il servizio civile è universale. Voglio spendere un attimino una parola su questo termine universale. Universale vuol dire che opera su tutto il nostro territorio, non solo su tutto il nostro territorio, ma anche all'estero, e che opera in tutti i settori, diciamo, di riferimento, veicolando i valori di cui vi ho parlato. Quindi il carattere di universalità è un carattere fondamentale. Si rivolge inoltre a tutti i ragazzi nella fascia di età, no? In target, quindi 18-28 anni, non andando a discriminare, fatemi dire, nemmeno a livello di competenze in ingresso, no? I ragazzi sono accolti tutti proprio per formarli a una cittadinanza attiva. Nel digitale, la dimensione del digitale è, come dire, è presa come spunto proprio per veicolare i nostri valori. Quindi i nostri 448 enti titolari sono enti che operano per lo più su tutto il territorio nazionale oppure specificatamente in alcune regioni. E questo carattere, diciamo, di ente più a carattere regionale o a carattere nazionale è proprio, diciamo, la dimensione che viene stabilita in relazione alle sedi che ha, diciamo, a livello di iscrizione, se operano in una sola regione o se sono presenti in più regioni, e anche gli enti di accoglienza che sono collegate ovviamente all'ente titolare. Quindi l'ente titolare a sé ha collegate N enti di accoglienza che possono operare in modo concentrato su una regione o in modo distribuito su tutto il territorio. I numeri sono alti, lo vedete, 448 enti titolari al 5 ottobre, 15.314 enti di accoglienza, addirittura oltre 63.000 sedi iscritte in tutta Italia. L'albo chiaramente ha dei requisiti, quindi l'iscrizione all'albo è un articolato processo che prevede da parte del Dipartimento il riscontro di alcuni requisiti base, quindi i requisiti base per l'iscrizione la trovate nella nostra circolare di giugno 2021 che contiene proprio le norme e requisiti per l'iscrizione all'albo degli enti servizi civile universale.
Ci tengo a dirvi subito che l'iscrizione è un'iscrizione digitale, quindi potete consultare per chi di voi vuole, diciamo, voglio dire, prendere visione e magari anche cimentarsi in un percorso di iscrizione all'albo, cosa fattibilissima. Diciamo, potete prendere, chi di voi vuol farlo, può prendere sicuramente visione della circolare e rendersi conto di quali sono i requisiti base. Chiaramente i requisiti dell'iscrizione devono essere posseduti al momento della domanda e chiaramente il servizio civile si rivolge, no, a come enti, partner, enti pubblici che operano a livello comunale, quindi comuni, e non le regioni che hanno un altro ruolo nel servizio civile, quindi i comuni, le amministrazioni pubbliche, chiaramente i soggetti poi che il cui statuto non prevede profit, quindi soggetti no profit che possono operare nei settori di riferimento. Comunque qui io vi ho messo in evidenza quelli che sono i punti della circolare in cui sono presenti i requisiti sono prima di tutto da statuto e poi diciamo anche di consistenza organizzativa e gestionale. E le nuove iscrizioni, accogliamo iscrizioni tutto l'anno, quindi voi non avete dei termini di iscrizione, quindi chi di voi deciderà di iscriversi all'Albo Scoop può farlo e può farlo aprendo, appunto, è guidato dalla circolare, noi ovviamente siamo a disposizione, aprirà una fase di iscrizione direttamente online e diciamo e inserirà tutti gli elementi per portare all'avvio al percorso di iscrizione. Ci tengo a dire che si accede al sistema tramite SPID, ripeto, il procedimento è un procedimento digitale, quindi diciamo ci vuole uno SPID e il rappresentante legale dell'ente, il soggetto principale, diciamo attore dell'iscrizione. Adeguamento dell'iscrizione. Ci sono delle fasi di adeguamento che l'ente può aprire. Qui mi rivolgo a enti titolari che eventualmente vogliono accogliere o inserire come enti di accoglienza, eventualmente enti che hanno expertise nel digitale. Ecco, abbiamo una finestra temporale per modificare l'assetto, diciamo, dell'iscrizione all'albo e la finestra temporale va dal 1 maggio al 31 ottobre di ogni anno. Quindi se qualcuno degli enti che sta partecipando a questo webinar vorrà presentarsi come ente di accoglienza, eventualmente di un ente titolare, ecco, avrà tempo fino al 31 ottobre. Chiaramente l'attenzione per questi casi è massima da parte del Dipartimento, quindi diciamo queste istanze di adeguamento verranno immediatamente accolte, supportate e prese in carico proprio per consentirvi di, diciamo, definire il vostro accreditamento qualora lo vogliate fare in tempo utile per partecipare al prossimo avviso. Gli enti che sono iscritti nella forma quindi di titolare, chiaramente, che partecipano in forma di ente di accoglienza, possono diventare proponenti, no, di programmi di intervento di servizio civile universale, in particolare di servizio civile digitale. In che modo? Chiaramente partecipando a uno dei nostri avvisi. Ecco, qui vi abbiamo voluto mostrare un pochino qual è la geografia, no, degli enti, come si sono presentati gli enti, in che forma si sono, come si sono organizzati per rispondere ai nostri avvisi. Ecco, nel pilota, nella sperimentazione, avevamo, diciamo, un 38% di associazioni e organizzazioni di volontariato che bene o male hanno risposto, e un 30% di enti locali e unioni di comuni. Quindi, diciamo, le configurazioni che più vicine, diciamo, allo spaccato di attività che abbiamo proposto nel programma quadro sono state queste. La stessa percentuale, un pochino la ritrovate anche nel primo ciclo PNRR, quindi un 37% di associazioni e organizzazioni di volontariato e comuni molto presenti, addirittura un po' salita la percentuale, intorno al 35%. Devo dire che i comuni si sono molto applicati, no, nel potenziare i servizi di digitalizzazione, di facilitazione digitale che avevano presenti nella loro realtà comunale. E, ecco, non lo vado a ripetere, però insomma
aziende sanitarie ospedaliere comunque presenti, università in parte presenti, amministrazioni statali anche presenti se non in tono molto alto, alcune fondazioni, imprese sociali e cooperative sociali. Ecco, questo è un pochino lo spaccato di chi fino ad oggi e in che modo fino ad oggi è, diciamo, ha partecipato ai nostri due avvisi sul servizio civile digitale. Con chi vi potete, diciamo, interfacciare? Ecco, gli addetti ai lavori insieme a noi chiaramente li trovate nell'albo di servizio civile universale. Questo è il sito e questo è, diciamo, l'albo che potete accedere, a cui potete accedere liberamente anche con dei filtri di ricerca, quindi lo potete anche navigare selezionando il territorio o selezionando la tipologia, no? La sezione di appartenenza. Ecco, vi invito a farlo perché la modalità più semplice ad oggi per entrare nel mondo del servizio civile è sicuramente quella di trovare, diciamo, come dire, una partnership e poi definire con il partner individuato a livello di ente titolare che già opera nel settore. Ripeto, è fondamentale che l'ente di servizio civile abbia la sua consistenza gestionale, che attenzione, non deve essere rivolta all'attività che ovviamente ha per statuto come attività standard, quanto deve essere diciamo, come dire, una struttura gestionale organizzativa idonea ad accogliere i ragazzi, sia dal punto di vista della selezione, della formazione dei ragazzi, dell'aspetto proprio gestionale operativo nei confronti dei ragazzi, di guida, no? Con delle figure che sono specificatamente dedicate a questo. Diciamo, di fatto, i nostri enti, i nostri 400, oltre 400 enti titolari, diciamo, fanno in massima parte questo, e attualmente posso dire anche bene, diciamo, no? Dal momento che riusciamo a movimentare all'anno oltre 50.000 giovani, quindi no, il servizio civile coinvolge oltre 50.000 giovani ogni anno, quindi vuol dire che, diciamo, come dire, la struttura e il sistema è molto proattivo, molto collaborante e anche molto specializzato. E devo dire che negli ultimi anni sta anche, diciamo, dimostrando una ottima capacità diciamo di resilienza, cioè di resistere alle mille sollecitazioni che il contesto chiaramente, il contesto in cui opera sta avendo. Sto pensando da una parte chiaramente al cambio di contesto dovuto alle pandemie, per esempio, e dovuto alla pandemia e all'emergenza data dal conflitto in Ucraina, che sicuramente li ha visti molto coinvolti anche a rimappare le attività in questo termine, ma non solo, diciamo, situazioni che nascono dal contesto, anche da indirizzi, no? Indirizzi che possono venire, diciamo, che tendono, diciamo, come dire, a cambiare alcuni parametri che sono comunque importanti per le organizzazioni che partecipano al servizio civile. Un'altra area che vi voglio mettere in luce e, diciamo, sul Dipartimento, sarebbe pochissimo, mezz'ora per spiegarvi tutto quello che è necessario sapere sul servizio civile universale e in particolare sul digitale. Comunque vi indico un'altra parte fondamentale, che sono la parte delle FAQ. Trovate in modo rapido e speriamo anche comprensibile, esaustivo e utile, una sezione di domande e risposte. Allora, le domande e risposte è tutto quello che ci è stato chiesto fino ad oggi e che quindi eventualmente va a chiarire le disposizioni e le circolari che il Dipartimento ha comunque pubblicato. Ci sono anche dentro i quesiti che voi ponete e porrete anche in questi contesti di interazione, no? Nei percorsi di interazione che facciamo con gli enti. Il capacity building agli enti è ormai un'attività che stiamo svolgendo di continuo, in particolare mi vede proprio coinvolta in prima persona, e in queste sedi raccogliamo molti dubbi, perplessità o comunque situazioni che vanno chiarite. Ecco, le chiariamo sicuramente nelle FAQ, che quindi vi invito a consultare, è una modalità anche rapida per entrare nel nocciolo della questione abbastanza velocemente. Come ultima slide vi lascio quindi riferimenti dei nostri siti, quindi in particolare il sito delle politiche giovanili, dove trovate la sezione servizio civile universale, e nell'ambito della sezione servizio civile universale trovate tutto, diciamo, il panorama di riferimento del servizio civile. Noi cerchiamo di aggiornare con frequenza ovviamente
è il nostro strumento principale di comunicazione a tutti i nostri stakeholder di riferimento, sia siano i ragazzi che gli enti di servizio civile. La nostra email specializzata per il servizio civile digitale la trovate in calce qui alla slide. Io avrei terminato il mio intervento, ovviamente rimango collegata perché immagino come al solito ci possano essere dei dubbi e comunque delle situazioni insomma da chiarire, quindi ci sono ancora e lascerei però al prossimo intervento schedulato nella mattinata. Prego Daniele. Grazie infinite dottoressa Losco, come vedete insomma decisamente esaustive, siamo entrati nel pieno. A questo punto cedo la parola a dottor Paolo Martinelli, come vi ho anticipato, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, questa mattina ci parlerà della Coalizione Nazionale per le Competenze Digitali e il Servizio Civile Digitale. Prego, dottor Martinelli. Grazie mille Daniela, chiederei alla dottoressa Losco se può interrompere la condivisione dello schermo così che la piattaforma mi permetta... Scusate, mi interrompo nessun subito. Nessun problema. Eccoci qua. Grazie mille. E provo a condividere invece questa seconda. Allora, presentazione... Dunque, buongiorno a tutte e a tutti. L'obiettivo di questa parte dell'incontro è quello di raccontare brevemente cos'è la Coalizione Nazionale per le Competenze Digitali. Riteniamo infatti, come spiegava la dottoressa Losco, che i programmi e i progetti di servizio civile digitale potrebbero trovare nelle organizzazioni che fanno parte di questa coalizione nazionale dei partner importanti per conseguire gli obiettivi di inclusione digitale previsti dal programma quadro di servizio civile digitale. La coalizione nazionale per le competenze digitali nasce all'interno di Repubblica Digitale, che è l'iniziativa strategica nazionale promossa dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri nel quadro della Strategia Italia 2025 ai tempi, con l'obiettivo di combattere il divario digitale di carattere culturale presente nella popolazione italiana per sostenere la massima inclusione digitale e favorire l'educazione sulle tecnologie del futuro accompagnando il processo di trasformazione digitale del Paese. I principali indicatori nazionali e internazionali relativi all'area dell'economia e della società digitale, ad esempio il DESI della Commissione Europea, ma anche i report sull'e-government e sull'education dell'OCSE mostrano che l'Italia è penalizzata in modo significativo nella crescita digitale da una carenza di competenze nella popolazione che influenza negativamente la possibilità di esercitare i diritti di cittadinanza e la partecipazione consapevole al dialogo democratico, l'adeguatezza delle competenze rispetto alle richieste dal mondo del lavoro e la capacità del paese di rispondere alle esigenze dei nuovi mercati e dei lavori ad essi correlati, che sono in gran parte legati alle tecnologie emergenti. Repubblica Digitale è la risposta strategica nazionale a questo problema. Agisce con azioni sinergiche e di sistema, mettendo in rete le esperienze e le competenze sviluppate nell'ambito di tutti i settori e di tutte le componenti del nostro paese. Sostanziale per il raggiungimento degli obiettivi è, con una regia di un comitato tecnico guida, l'attività appunto della Coalizione Nazionale per le Competenze Digitali, che è composta da tutti i soggetti pubblici e privati che aderiscono, che hanno aderito al manifesto per la Repubblica Digitale, proponendo azioni concrete capaci di produrre risultati misurabili e quantificabili. Repubblica Digitale cerca di rispondere quindi a questa situazione in modo organico con questa alleanza multi-stakeholder, con un comitato tecnico guida composto da istituzioni, enti territoriali, università, istituti di ricerca, ci sono i media nazionali e rappresentanti della società civile
che sono a contatto con la strategia e molte altre collaborazioni che ci permettono di approfondire temi specifici, che l'inclusione digitale, il confidence gap nelle competenze digitali e altri. In questo quadro risulta allora anche fondamentale il rapporto con la comunità internazionale. La coalizione nazionale infatti è partner del network composto dalle 25 coalizioni nazionali europee con cui intratteniamo un dialogo costante. Nell'affrontare il tema delle competenze digitali che sta trasversalmente su tutti i settori sociali ed economici sull'asse della cittadinanza, che è quello che riguarda più da vicino il servizio civile digitale, abbiamo identificato degli obiettivi chiari per il 2025, ovvero portare dal 46% al 70% la percentuale di cittadini con competenze digitali almeno di livello base, contrastare il divario di genere e riportare questo indice sotto il valore medio registrato nei paesi della comunità europea, innalzare del 40% il numero di utenti che accedono ai servizi di e-government e portare la percentuale di utenti di internet che è nella fascia tra i 65 e i 74 anni dal 52 all'84%. Questi obiettivi sono stati poi riportati sul piano operativo come obiettivi che devono indirizzare la roadmap che stiamo seguendo. Come dicevo, Repubblica Digitale è nata nel 2019 con una call for action, una chiamata all'azione sulle varie iniziative per quanto riguarda il tema delle competenze digitali. Nel 2020 abbiamo aderito alla Digital Coalition europea, abbiamo istituito il Comitato Tecnico Guida, pubblicato la strategia nazionale che ci permette di avere un quadro complessivo e organico di tutti gli attori che lavorano sui temi delle competenze digitali, e su questo abbiamo scritto la prima versione del piano operativo che abbiamo appena aggiornato e che è attualmente, anzi che è appena stata pubblicata. Nel 2021-2022 abbiamo e stiamo consolidando Repubblica Digitale non soltanto portando delle azioni come quella del servizio civile digitale all'interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ma anche iniziando a effettuare un esercizio di monitoraggio e valutazione dei risultati attraverso un metodo sempre più strutturato. La coalizione nazionale è arrivata a 305 iniziative e ha superato le 250 organizzazioni aderenti. Ha un'ampia distribuzione territoriale che risulta anche abbastanza omogenea rispetto agli assi di intervento della strategia, che quindi concorre in modo importante al raggiungimento degli obiettivi che sono stati fissati per il piano operativo. Abbiamo, come dicevo, avviato in maniera più sistematica una valutazione dei risultati di queste iniziative. Quelli che vedete sono dati non del tutto completi, perché alcuni sono ancora da rilevare, ma sono dati significativi. Nel 2021 sono stati coinvolti nelle attività di supporto, facilitazione e formazione più di 1 milione di cittadini attraverso le iniziative della coalizione. E noi confidiamo di poter mettere a disposizione degli enti di servizio civile digitale questa esperienza maturata dalla coalizione nazionale attraverso partnership e attività di coprogettazione territoriale. Grazie mille. Grazie a lei, dottor Martinelli. A questo punto, come sapete, abbiamo previsto una breve sessione di chiarimenti a proposito degli interventi, insomma, da parte dei due dipartimenti. E in particolare chiederei alla dottoressa Losco se può rispondere a, diciamo così, ad una richiesta che è stata inserita nella chat, in cui si chiede se è possibile raccogliere la disponibilità di chi vuole partecipare al progetto con gli enti che possono essere disponibili ad ospitare, perché scrive: non è facilissimo l'accreditamento presso enti e quindi un intervento, diciamo così, istituzionale potrebbe garantire gli intenti di entrambe le parti.
Allora, dunque, l'intento di questi webinar è proprio quello, no? Indubbiamente, diciamo, qual è la questione? Avvicinarvi non è semplice, avvicinare le parti non è semplice, perché ovviamente ognuno opera nel proprio settore e quindi, sì, vedo diciamo la domanda, ora non so la collega di quale associazione fa parte, può scriverlo in chat se vuole. L'intento di questi webinar è proprio quello, di cercare di, come dire, avvicinarvi, no? Avvicinare le due realtà. Ora, e noi cercheremo sicuramente di agevolare questo percorso in tutti i modi possibili, cioè raccogliendo da una parte i vostri interessi e dall'altra magari proprio veicolarli verso le associazioni che operano. Ora, ARISC in particolare, allora attenzione, diciamo, in che modo operare. Ora vedo che forse è una società per azioni, quindi attenzione che noi ci rivolgiamo come partnership essenzialmente a enti no profit, quindi tutte le organizzazioni che operano nel profit e vogliono partecipare al servizio civile digitale devono comunque trovare una quadra con un ente in termini proprio, fatemi dire, di accordo, no? E quindi anche se è una spin-off universitaria, quindi è ottima, chiaramente il perimetro di riferimento, che magari è un perimetro profit, dovrà essere, diciamo, attenzionato a un ente di servizio civile. Sto pensando alla formazione, sto pensando alla possibilità di certificare le competenze, sto pensando, ecco, ad attività di questo tipo, però questo è uno spunto che poi comunque dovrà essere preso, diciamo, dagli enti che poi con i quali vi potrete stilare degli accordi. Ecco, questo lo dico con molta tranquillità e su questo il Dipartimento non entra, cioè è una partnership, è un accordo tra le parti che insomma stabilirete voi. Diciamo che questa è una delle domande che veniva fatta. Sì, inoltre viene anche chiesto se avete già una data per la prossima progettazione ed inoltre se potete già anticipare se ci sarà un unico bando per progetti ordinari e digitali. Allora, il tema è attualmente dibattuto, e ci sono pro e contro a separare diciamo, l'impianto è analogo, come vi ho detto, l'avviso è analogo e quindi le regole del gioco sono identiche. Tuttavia, diciamo, è un fatto tecnico, amministrativo e anche, fatemi dire, di contesto, di opportunità, insomma, visto che è un decreto, diciamo, l'avviso viene firmato dal capo dipartimento, è una scelta che si sta analizzando e verrà discussa anche in seno alla Consulta Nazionale del Servizio Civile, questa opportunità di separare il bando generale dal bando ordinario, ordinario dall'avviso di servizio civile digitale, ottenerli uniti. Quindi è in forte discussione, ci sarà l'organismo che presiede un po' il servizio civile, che è la Consulta Nazionale, verrà su questo, si esprimerà anche su questo, e quindi attualmente non posso dirvi quale delle due configurazioni sarà scelta, se un avviso ad hoc o un avviso unico per il servizio civile universale e il servizio civile digitale. È chiaro che se sarà unico, probabilmente sarà entro dicembre, quindi se sarà unico sarà entro dicembre e sarà diviso in due sezioni, cioè il digitale avrà, diciamo, la sua sezione specifica, così come peraltro è stato fatto il 25 gennaio. Avrà anche dei tempi per la presentazione dei programmi di intervento che saranno diversi da quelli dell'universale. Se sarà invece unico, sarà probabilmente anche possibile di anticiparlo, e quindi ma stiamo parlando di 1 o 2 settimane. Comunque, diciamo, noi lo pubblicheremo entro l'anno, quindi in una delle due forme sarà comunque pubblicato il digitale assolutamente entro l'anno. Siamo vincolati a delle milestone PNRR che comunque abbiamo stabilito noi, e quindi, diciamo, staremo nei tempi che abbiamo fissato, quindi la modalità si definirà, ecco, proprio nei prossimi giorni.
Bene, è appena arrivata un'altra richiesta. Allora, migliorativamente APS, associazione nata per colmare il divario digital sociale da meno di 2 anni, collabora come partner di coprogrammazione e coprogettazione con organizzazioni iscritte. E quindi sarebbe interessante segnalare organizzazioni come la loro, ci dicono, aggiungendo una sezione all'albo per, diciamo così, far sapere agli enti iscritti che sono privi di competenze digitali, quali sono, diciamo, evidentemente invece le associazioni disponibili come partner, devo dedurre. Sì. Prego. No, questo è un suggerimento che viene da Migliorattivamente, ringrazio chiaramente, siete più di uno che attualmente sta operando in questo settore, diciamo che lo spunto chiaramente è gradito e vi ringrazio. Ora inserirlo proprio nell'albo, ma magari è un po' complesso perché l'albo ha dei requisiti che poi stabiliti da legge, però adesso insomma colgo lo spunto sicuramente per vedere se è organizzabile qualcosa in forma, fatemi dire, di vetrina, no? Cioè, ma con un connotato chiaramente positivo, sempre nell'ottica di agevolare la vostra comunicazione, che mi rendo conto che magari è complessa e ha poco spazio, diciamo, sotto il profilo, diciamo, proprio istituzionale, perché insomma poi si tratta di contatti tra le parti e quindi va bene. Grazie. Perfetto, a questo punto grazie infinite, dottoressa Losco. Direi che se avete altre domande, se vi viene in mente qualcosa, potete chiaramente sempre scriverle nella chat, però aprirei a questo punto, diciamo così, un po' la seconda parte, quella che è la parte più esperienziale da parte degli enti che hanno già presentato dei programmi e dei progetti. Quindi inviterei diciamo, ad attivare la webcam il dottor Vincenzo De Bernardo. Di Confcooperative. Prego, dottor De Bernardo. Buongiorno, buongiorno, grazie, grazie della possibilità di partecipazione. Ma allora, noi intanto una piccola presentazione di Confcooperative Fedelsolidarietà. Confcooperative Fedelsolidarietà è una centrale cooperativa, è una federazione che fa parte appunto di Confcooperative e che al suo interno circa oltre 6.000 cooperative sociali con 300.000 occupati, quindi è una realtà molto, molto grande che spazia dal sud al nord in maniera, diciamo, capillare e diffusa. Quindi le cooperative sociali, come le imprese sociali, possono partecipare alle progettazioni di servizio civile. Noi lo facciamo attraverso una esperienza storica che è quella appunto della cooperazione sociale di tipo A, cioè le cooperative sociali, sociosanitarie, che fanno attività sociali, sociosanitarie, educative, e poi c'è anche la componente della cooperazione sociale di tipo B, che invece si occupa dell'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate. Ecco, quindi nell'ambito della più ampia programmazione che noi facciamo sulle progettualità di servizio civile, dove tendenzialmente abbiamo circa 2.000 giovani volontari che si vanno ad inserire nelle cooperative sociali. Calcolate che comunque le cooperative sociali occupano 300.000 persone, quindi sono una realtà abbastanza rilevante. Abbiamo fin da subito partecipato a questa possibilità di partecipazione sul servizio civile digitale. Lo abbiamo fatto ovviamente coniugando la natura della cooperazione sociale con la natura istitutiva del servizio civile digitale e quindi provando a costruire con le nostre caratteristiche, che sono quelle di una diffusa capillarità nel territorio, delle risposte per la cittadinanza. I filoni sui quali ci siamo concentrati sono essenzialmente due. Il primo è legato alla cosiddetta
al cosiddetto rafforzamento della comunità educante e quindi il servizio civile, l'impatto del servizio civile digitale nella comunità educante affinché si possa in qualche modo elevare la possibilità di trasferire competenze ai diciamo in maniera diffusa nei territori proprio per colmare il divario digitale, quindi rafforzare gli elementi proprio fondativi di infrastrutturazione sociale nei territori. Il secondo filone è invece più legato ai servizi sociali e dentro i servizi sociali possiamo dividere le iniziative di assistenza alle persone con difficoltà, quindi anziani, ma anche NEET, persone straniere, con anche il filone che sta prendendo corpo dell'inclusione, inclusione a 360 gradi, quindi inclusione socio-lavorativa, inclusione delle persone nell'esigibilità dei diritti e quindi l'elemento, diciamo, il ridurre il gap digitale è fondamentale perché le persone così sono più introdotte nella cittadinanza attiva. Come lo facciamo? Lo facciamo con una serie di, avendo noi come caratteristica la capillarità nei territori, intanto lo facciamo tendenzialmente in partenariato con i soggetti territoriali e quindi anche qui ovviamente benvenute le associazioni e gli enti che vorranno con noi in qualche modo trovare una connessione territoriale per fare cose. E lo facciamo valorizzando anche quel che abbiamo, quindi poiché noi abbiamo già diciamo degli sportelli, abbiamo questa vocazione ad avere una relazionalità molto spinta nei territori, gli sportelli per la facilitazione digitale sono molto usati da noi sia per analizzare le esigenze delle persone sia per poi poter dare delle risposte. Quindi sono dei luoghi in cui si fa match fondamentalmente tra domande e offerte. E così come utilizziamo molto i laboratori, quindi i laboratori per l'alfabetizzazione digitale delle persone migranti, per la ricerca di lavoro, per l'apprendimento di italiano, per verificare quali sono le necessità delle giovani generazioni e dare risposte, per favorire l'autonomia digitale, anche per rafforzare l'imprenditorialità 4.0. E quindi tutte queste attività noi in qualche modo le costruiamo diciamo con delle persone e ovviamente con dei giovani. Di servizio civile che rivolgono, che sono da tramite, da cerniera tra noi e il territorio. È molto importante questa questione dei giovani perché poi c'è un tema che viene fuori e mi fa piacere anche che ci sia stato questo intervento sul tema del Fondo Repubblica Digitale, perché viene fuori anche una grandissima necessità che abbiamo oggi non solo come terzo settore, ma proprio come sistema, di elevare la, come posso dire, riportare nell'alveo dell'inclusione sociale in IT. E certamente questa è una categoria difficile da intercettare, che non si può intercettare con strumentazioni standard. Probabilmente le progettazioni che abbiamo imparato anche attraverso il servizio civile ci consentono di avere un'expertise, una competenza e una conoscenza tale da avvicinare queste persone, da convincerle e poi alfabetizzarle. E quindi le sfide che ci saranno anche sul Fondo Repubblica Digitale, che è quel fondo che mi pare sia stato un po' evocato precedentemente e che vede, se non erro, anche una quota di compartecipazione delle fondazioni bancarie, certamente è una sfida che può imparare molto nella struttura dei bandi dalla struttura del servizio civile
e quindi dal meccanismo di tutoring, dal meccanismo di accompagnamento che noi ad esempio facciamo ai ragazzi di servizio civile, dove noi abbiamo degli operatori locali di progetto che li seguono, dalla capacità di dialogare con le persone attraverso gli sportelli affinché queste persone siano convinte che sia utile alfabetizzarsi, e poi attraverso il processo effettivo di sostegno di alfabetizzazione oppure di assistenza e di facilitazione. Pensate per esempio quante persone anziane oggi sono costrette ad usare lo SPID, che sembra una cosa banale, ma per una persona anziana forse banale proprio non lo è. Così come tutte le pratiche che diciamo oggi la pubblica amministrazione richiedono delle competenze, un minimo di alfabetizzazione digitale, ecco, tutti questi elementi si ritrovano nelle nostre corde, nelle nostre potenzialità, e quindi noi siamo aperti certamente al dialogo con chi oggi è qui e chi è invitato, ci possono tranquillamente contattare e potremmo trovare le forme più idonee. Ultima cosa, non basta ovviamente essere una rete di servizio civile per lavorare sul digitale, bisogna avere poi delle strutture che digitale ne capiscono. Ecco, noi abbiamo una società di sistema che ci dà una grossa mano e che è già partner, diciamo, dei nostri progetti, che si occupa appunto di digitale, ma ciò non toglie che se vi sono nei territori anche altri soggetti che si occupano di queste tematiche, non si possa fare una connessione, una sperimentazione per provare a in qualche modo costruire una governance territoriale intelligente e che sia anche capace di non solo lavorare sul servizio civile digitale, ma di mettere una bandierina un po' anche su tutte le altre iniziative che nel frattempo si stanno costruendo e che richiedono necessariamente una infrastrutturazione territoriale che noi, non solo noi, abbiamo e che quindi possiamo mettere a disposizione per ridurre anche quei gap in termini competitivi che purtroppo l'Italia sconta ancora rispetto alla media europea. Perfetto. Grazie infinite, dottor De Bernardo. Cederei la parola a questo punto a Simone Camilleri di Arci Servizio Civile. Eccoci, buongiorno, grazie per questa opportunità e grazie per la parola. Io innanzitutto vorrei presentarmi, sono appunto Simone Camilleri, sono un ex volontario di Servizio Civile Universale e da maggio ho il piacere di vestire questi nuovi panni di coordinatore delle attività di Servizio Civile Digitale per Arci Servizio Civile. Mi permetto di condividere brevemente una presentazione. Non so se riuscite a vederla. Sì, la vediamo. Grazie mille. Allora, diciamo che fin da subito questa frase che potete leggere, tante storie diverse, un obiettivo comune, rappresenta la sintesi del nostro impegno nel servizio civile digitale. Però una premessa è d'obbligo. Chi siamo noi, per chi non ci conoscesse? Siamo appunto Arci Servizio Civile, un'associazione di promozione sociale, e siamo la più grande associazione di scopo italiana dedicata esclusivamente al servizio civile, cui aderiscono relativamente a quest'ultimo 5 associazioni nazionali, che sono Arci, Arci Ragazzi, Hauser, Lega Ambiente e WISP. Oltre a loro abbiamo decine e decine di organizzazioni locali che collaborano quotidianamente con noi, quindi rappresentiamo una realtà di rete. Questa realtà di rete si è unita appunto contro l'esclusione digitale, che è l'obiettivo ultimo del servizio civile digitale. Quindi abbiamo messo in campo tutta la nostra rete in questo modo, tramite l'Ufficio Nazionale, con l'obiettivo poi di coordinare quelle che sono le attività realizzate dai singoli operatori volontari impegnati nelle singole organizzazioni, la nostra rete di ASC APS locali, che fornisce un contributo essenziale nel coordinamento di tutte le organizzazioni presenti nei nostri due progetti,
oltre ovviamente alle organizzazioni che poi sono le sedi di attuazione dei progetti e che con le loro storie diverse contribuiscono attivamente al superamento del digital divide. Questo impegno ci ha portato alla realizzazione di un programma chiamato appunto Ponti Digitali per Reti Sociali ed è un programma contenente due progetti che, come accennavo prima, si sviluppano a rete lungo lo stivale e che rappresentano il contributo di ESC alla riduzione del gap digitale. Andiamo a vedere adesso questi due progetti. Il primo è intitolato Sportelli Digitali Cittadini Connessi e vuole operare nell'ambito della tipologia 1 indicata nel programma quadro di sperimentazione del servizio civile digitale e si pone l'obiettivo di realizzare o potenziare, qualora già esistenti, i servizi di facilitazione digitale presso le organizzazioni coinvolte dal progetto, siano essi enti pubblici o meno, in modo da permettere ai cittadini un accesso a questi servizi sempre più agevole e progressivamente autonomo. L'altro progetto, invece, afferente alla seconda tipologia indicata dal programma quadro di sperimentazione, è volto alla realizzazione di un servizio di facilitazione digitale che passi invece attraverso l'educazione. Quindi ha l'obiettivo di curare una cultura e soprattutto la diffusione di questa cultura digitale, rivolgendosi alla comunità nella sua interezza o a casi particolari e quindi a target ben specifici. Specifica attenzione a quei soggetti che per età o per opportunità sono sostanzialmente esclusi dalla transizione digitale. Ma dove siamo con questi progetti? Per quanto riguarda il primo progetto, Sportelli Digitali Cittadini Connessi, al momento siamo attivi presso la sede di Roma Capitale del Movimento Consumatori con un volontario, presso il comune di Sant'Arcangelo di Romagna in provincia di Rimini con una volontaria e presso i comuni di Schio e Valdagno in provincia di Vicenza con tre volontari, rispettivamente uno a Schio e due a Valdagno. Mentre per l'altro progetto, come vedete, la situazione è un po' diversa. Siamo, diciamo, presenti, copriamo tutto lo stivale, abbiamo molte sedi nel Piemonte, delle sedi in Friuli Venezia Giulia, a Pisa, nelle Marche, in Umbria, nel Lazio, Puglia e Calabria. Ma queste attività, questi progetti hanno al loro interno delle attività, quindi andiamole a vedere un breve riepilogo di quelle che possono essere le attività che quotidianamente i nostri operatori volontari portano in campo. Per quanto riguarda il primo progetto, quello degli sportelli digitali, si prevede genericamente l'attivazione di servizi di supporto in presenza ai cittadini. Quindi questo può essere per disbrigo pratiche, attivazioni di SPID che poi hanno una consulenza specifica, possono portare una consulenza specifica per l'attivazione di SPID o inoltre di pratiche per la pubblica amministrazione, per la richiesta di bonus e altri servizi. Attivazioni di servizi telefonici di supporto ai cittadini, per cui il cittadino senza scomodarsi può chiamare direttamente questi sportelli e ricevere indicazioni riguardo ovviamente il mondo del digitale, una realizzazione di videopillole promozionali e loro divulgazione tramite canali social. Ovviamente queste videopillole sono attinenti a tutte le attività che quotidianamente gli operatori volontari svolgono e poi anche un lavoro di raccolta di fabbisogno criticità sui servizi digitali del singolo territorio di riferimento. Per quanto riguarda invece l'altro progetto, costruire linguaggi digitali comuni, si prevede la realizzazione di percorsi di alfabetizzazione informatica rivolti sia ad operatori e volontari associativi degli enti del terzo settore, ad anziani, a disoccupati, giovani NEET e migranti. L'attivazione di Info Day nelle università, nelle scuole, nei centri di incontro associativi, con un particolare riferimento ai rischi del web, alla lotta al cyberbullismo, una strutturazione, promozione e organizzazione di incontri per un uso consapevole dello smartphone e di app specifiche, questo in special modo è rivolto a quella comunità più anziana che ha più difficoltà nel comprendere queste tipologie di digitale, la progettazione e realizzazione di materiali informativi sempre riguardanti l'educazione digitale e la promozione e la diffusione delle opportunità formative di carattere digitale innovativo presenti nella territorialità di riferimento.
Ora, come si sostanziano nella realtà, nella quotidianità meglio, queste attività? Tramite, ad esempio, la realizzazione di corsi e promozione dei corsi. Questa nella fotografia a sinistra potete vedere la nostra volontaria di ASC Friuli Venezia Giulia Sergia, mentre sta realizzando un corso di alfabetizzazione digitale in collaborazione con la Casa delle Donne di Trieste, mentre nella seconda foto potete vedere la promozione dei corsi smartphone ed informatica di base realizzati dalla nostra volontaria Maria Fratini di Inca Alessandria. Questi corsi poi che si realizzano nella sede house di Alessandria. Altre attività, ad esempio la ricerca sulle necessità digitali del terzo settore. Tutti i volontari del Piemonte hanno predisposto questo form su Google per ricercare quali sono le necessità di questi enti del terzo settore sul digitale e quindi ricreare un percorso educativo ma anche di assistenza tecnica alle realtà associative che denunciano appunto carenze sulle competenze digitali. Poi la realizzazione di sportelli digitali e corsi base di informatica. Questa che vediamo qui è una locandina di un corso di informatica realizzata presso l'Hauser di Alessandria, sempre dalla nostra volontaria Maria Fratini, mentre l'altra è una locandina che avvisa, diciamo, della presenza del supporto digitale tramite la palestra digitale presente al comune di Valdagno in provincia di Vicenza. Altre attività ancora sono quelle rivolte all'inoltro di pratiche digitali. Qui i volontari del comune di Schio, Giorgia e Nicola, hanno realizzato questo volantino per far conoscere la loro disponibilità nell'aiutare le persone a richiedere il buono libro per l'anno scolastico 2022-2023 corrisposto alla Regione Veneto. Altre attività, e questo ci porta anche ad un primo quadro sui risultati che il Servizio Civile Digitale ci sta portando, è quella della realizzazione di report. Questa prima pagina vediamo un estratto del report realizzato dai volontari di ASC Lamezia Terme Vibo Valentia sulla promozione del secondo bando, il bando avviato del 2 agosto 2022. I ragazzi si sono occupati di fare promozione e possiamo notare un incremento sostanziale delle richieste arrivate nella singola sede grazie appunto a questa promozione attivata dai volontari. Altra attività da report, invece, questa è stata proposta dal nostro volontario del comune di Valdagno, in cui si fa una sorta di report riguardo alla palestra digitale nei mesi estivi, notando che nei mesi estivi ovviamente è molto più altalenante la presenza di cittadini all'interno di... Per usufruire di questi servizi, ma che sicuramente questi report ci possono aiutare a, diciamo, correggere meglio le nostre attività quotidianamente. Dunque, come dicevamo, il nostro programma si chiama Ponti Digitali per Reti Sociali, quindi stiamo lavorando proprio alla costruzione di questi ponti digitali per le reti sociali. Un esempio di questa costruzione sta avvenendo nel centro Italia. Questo perché? Nel centro Italia abbiamo attive 5 organizzazioni diverse. La prima è Insieme per la Niene Onlus, che è un'organizzazione che si occupa di tutela ambientale nel Parco della Niene a Roma. Il Movimento Consumatori, la sede di Roma Capitale, quindi ovviamente un'organizzazione che ha come focus principale i diritti del consumatore. Arci Ragazzi in Arni, altra tipologia di organizzazione che ha come focus gli adolescenti. L'Università di Macerata, ovviamente non sono necessarie ulteriori spiegazioni, è la nostra sede di Pisa, di ASC appunto Pisa. Quindi vediamo come queste 5 organizzazioni, grazie al lavoro di 8 operatori volontari e 5 operatori locali di progetti, con il loro impegno permettono la costruzione dei ponti. Io avevo il piacere di farvi vedere anche, diciamo, singolarmente queste sedi cosa propongono.
Iniziamo dal Movimento Consumatori di Roma, l'operatore volontario è Carmine Donadio e ovviamente questa organizzazione, come dicevo, ha come target i cittadini e gli associati al Movimento dei Consumatori. Le attività quindi si traducono nella creazione di videopillole informative, qui ne vedete un esempio riguardante i danni da cancellazione degli aerei, l'ideazione e redazione di un questionario per la rilevazione dei bisogni di fruizione e criticità nell'approccio ai servizi digitali, la ricerca di dati, notizie e documenti di attualità sugli argomenti oggetti dell'intervento. L'altra sede invece è insieme per l'Aniene Casa del Parco, l'operatore Samuele Cantini, e ha un target ben preciso, sono gli ortisti associati alla Casa del Parco, oltre ovviamente a tutta la cittadinanza che volesse usufruire di questo servizio. Come attività qui trovate la locandina dello sportello digitale che hanno attivato, vi è la realizzazione e diffusione di video di educazione digitale, un presidio educativo appunto presso la Casa del Parco, l'attivazione di campagne specifiche di informazione in occasione di scadenze amministrative, mentre l'altra organizzazione è Arci Ragazzi Narni, che impegna due volontari, Ilaria Matticari e Pierluigi Rubini, e ha un target diverso ovviamente. Il target specifico del progetto di questa organizzazione sono gli adolescenti, i richiedenti asilo e i rifugiati dei progetti SPRAR, SIPROIMI e SAI. Organizzano, come vedete in questa foto, dei mini corsi di informatica di base, hanno inoltre attivato una community virtuale per tutti quei ragazzi che già usufruiscono dell'altra parte dei servizi offerti da Arci Ragazzi, quindi permettono una sorta di, come dire, di comunicazione molto più efficiente e relativa al digitale a questi ragazzi. Oltre a diversi corsi che hanno già svolto ad una clientela invece più anziana. L'altro ente è l'Università di Macerata, i cui operatori volontari sono due, Maria Giulia Bonavita e Gianluca Bono, hanno come target di riferimento ovviamente gli studenti universitari, perché anche loro hanno bisogno di approfondire le conoscenze e le competenze digitali. Oltre a questi però stanno portando avanti delle attività con gli studenti delle scuole superiori e soprattutto con il personale dell'università. Tra le principali attività che svolgono è quella della realizzazione di podcast informativi sui rischi del web. Questa attività è rivolta in particolare agli studenti delle scuole superiori, ma anche agli studenti universitari. Stanno realizzando dei corsi di alfabetizzazione digitale per le scuole superiori, quindi avendo un target ben preciso improntato sul cyberbullismo, sui rischi del web, su come prevenire le truffe, eccetera, eccetera. Oltre ad attuare un monitoraggio delle competenze digitali del personale dell'università. Hanno sostanzialmente un progetto già attivo all'interno dell'università e il loro contributo per monitorare e quindi cercare di migliorare le competenze digitali del personale universitario. L'ultima sede che prenderemo in esame è quella di ASC Pisa. Qui abbiamo altri due volontari, sono Adriana Pugliese e Federico Neta, e anche loro hanno target diversi, sono studenti, adulti ed anziani. Stanno realizzando dei corsi di alfabetizzazione informatica seguendo vari step. In questa prima fase si stanno dedicando agli step più basilari per poi passare man mano arricchendo sempre di più le competenze così dei ragazzi, passare per step fino ad arrivare a delle competenze molto elevate. Hanno inoltre organizzato dei corsi per adulti e anziani e inoltre un'attività molto particolare che sta realizzando SC Pisa è quella di realizzare dei giochi interattivi, soprattutto dei videogame, che però siano educativi ovviamente, quindi anche in questo caso su come prevenire il cyberbullismo, su come contrastarlo, su come evitare le truffe del web, questi aspetti così. Dunque, in prima analisi possiamo dire che la nostra organizzazione è molto contenta di far parte di questa sperimentazione. Non possiamo però non avanzare diciamo in pieno spirito collaborativo ovviamente, alcune criticità che sono emerse nella quotidianità.
Una prima criticità che rileviamo è quella di quella che secondo noi è un'eccessiva frammentazione delle posizioni di servizio civile universale. L'aver diversificato queste tipologie di servizio civile potrebbero determinare, secondo noi, una difficoltà sulla rilevazione di impatto per la comunità. Questo perché anche si aggiunge alla non nota storia del servizio civile, e questo potrebbe contribuire a creare ancora più confusione sia nella comunità e soprattutto nel valutare l'impatto che il servizio civile universale ha per la comunità. Di rimando a questo c'è ovviamente, secondo noi, una difficile identificazione del civilista di servizio civile digitale nella famiglia di SCU. Anche questo portato dalla frammentazione. Questo perché ci è capitato spesso di parlare con i nostri volontari che ci parlano spesso di differenze con gli altri volontari di servizio civile impegnati, diciamo, nei progetti ordinari. Ecco, questa è una situazione che noi non vorremmo, ovviamente. Penso sia dovuto anche al fatto che avendo un termine ben specifico, ovvero il facilitatore digitale, abbiano preso queste distanze dalla famiglia del servizio civile universale. Un'altra criticità che volevamo rilevare era riguardante la formazione attuata dal Dipartimento delle Politiche Giovanili e Servizio Civile Universale in collaborazione con il Dipartimento per la Trasformazione Digitale, che indubbiamente rappresenta un elemento essenziale per la riuscita del servizio civile digitale. Auspichiamo però un miglior coordinamento con gli enti, magari preventivo, per una più corretta razionalizzazione dei moduli formativi. Io, detto questo, vi ringrazio, interrompo la condivisione e buon proseguimento a tutti. Grazie infinite anche a Simone Camilleri. A questo punto cederei subito la parola ad Enrico Maria Borrelli, che per il AMESCI, appunto l'associazione AMESCI, ci illustrerà la loro esperienza. Prego, dottor Borrelli. Sì, buongiorno a tutti, grazie anche per l'invito. Io a me mi permetto, lo puntualizzo, è fondazione, oramai da un anno siamo diventati. Perdoni. No, perché per carità, lo siamo stati per 25 anni associazione, quindi è una memoria che conserviamo con affetto. Io farò, avendo fatto già Simone un'ampia presentazione delle modalità con le quali noi enti di servizio civile possiamo intervenire, anzi lo ringrazio perché ha dato uno spaccato peraltro ampissimo delle possibilità di intervento, da quelli universitari al green, quindi lascio a lui. Vi do solo alcuni dati di contesto generale sulla nostra esperienza. Noi abbiamo partecipato alla prima sperimentazione, non alla seconda, volutamente non abbiamo partecipato alla seconda, poi magari ci soffermeremo dopo. Abbiamo partecipato con un solo programma di intervento, intervenendo in 3 regioni. Abbiamo chiesto 25 volontari, di cui 16 in Campania, 4 in Umbria e 5 in Veneto. Su questo posso già dirvi velocemente che chiaramente il riscontro che riceviamo dai territori, dai giovani in particolare, è diverso a seconda dei territori nei quali noi ci muoviamo e offriamo queste opportunità, perché in Campania siamo riusciti chiaramente a coprire i posti, è anche, va detto, un territorio nel quale lavoriamo da sempre e abbiamo avuto in tanti anni la possibilità di diffondere anche nella cultura dei giovani l'esperienza di servizio civile, quindi la risposta che abbiamo è positiva anche per questo. In Umbria il problema invece è storico, pochi giovani in generale, e territori più piccoli, comuni più piccoli, quindi sui 4 posti abbiamo raccolto 2 candidature, nessuna delle 2 è venuta a colloquio, quindi questo ha lasciato chiaramente anche scoperto il progetto con l'impossibilità almeno ad oggi di recuperarlo. Sarebbe utile, ma il Dipartimento mi sembra che si sia già mosso in questo senso, per noi enti anche poter recuperare le graduatorie di altri bandi di servizio civile, non esclusivamente di quello digitale, visto che i giovani non devono avere delle caratteristiche specifiche in termini di requisiti di accesso, potrebbe questo magari aiutarci a avviare quel progetto che al momento resterebbe scoperto. In Veneto invece situazione, se vogliamo, un po' a metà. Il Nord non è mai stato particolarmente prolifico di candidature dei giovani. Negli ultimi anni abbiamo comunque recuperato, perché
il lavoro di promozione che si fa del servizio civile, in particolare quello che facciamo anche noi enti sul territorio, produce i suoi effetti. Quindi anche in Veneto 3-4 anni fa avevamo delle difficoltà, oggi ne abbiamo molte meno. Tuttavia su 5 posti abbiamo intercettato 12 candidature, quindi possiamo dire candidature oltremodo soddisfacenti, ma in realtà alla fine soltanto 3 sono i volontari che abbiamo potuto avviare. Questo è dovuto chiaramente all'assenza dei colloqui o, se vogliamo, anche a qualche rinuncia post definizione delle graduatorie. Non sempre i giovani, anche quelli donne selezionati, poi decidono di partire. Fenomeno che, apro e chiudo parentesi, non interessa il solo servizio civile, ma stiamo rilevando un po' tutti, e lo sentiamo anche dai telegiornali, è un po' un orientamento dei giovani in questo periodo che, rispetto ai concorsi, ai lavori e anche alle esperienze come quella del servizio civile, se vogliamo, esprimono una volubilità maggiore, quindi magari si candidano per interesse e poi non partecipano, o poi rinunciano in corso d'opera per scelte altre sopravvenute. Quindi anche noi come mondo del servizio civile scontiamo questo. I progetti, noi abbiamo presentato 2 progetti nell'ambito del programma, uno è Digital Transformation e l'altro è Digielode, perdonateci, diciamo, il gioco di parole. Tendenzialmente sono i 2 obiettivi semplici che anche vi leggo per chiarezza. Uno dei 2 obiettivi è favorire l'accessibilità e la fruibilità dei servizi digitali da parte dei cittadini che si trovano in difficoltà ad utilizzare i servizi online, quindi parliamo chiaramente di una, per l'appunto, alfabetizzazione digitale in particolare. L'altro obiettivo è favorire l'accessibilità degli strumenti digitali per ridurre il digital divide e diffondere la conoscenza della PA digitale. Quindi, se vogliamo, un taglio leggermente diverso, ma l'orientamento dei progetti è quello. A seconda dei territori nei quali interveniamo, abbiamo anche variato il tipo di attività, ad esempio in Costiera Sorrentina, con il comune di Sorrento, che è comune particolarmente turistico, come a tutti noto, abbiamo immaginato anche degli sportelli informativi, che restano tendenzialmente il cuore dei nostri progetti. Puntiamo insieme agli enti locali, in particolare non abbiamo lavorato in questa prima sperimentazione con il terzo settore, abbiamo lavorato con gli enti locali ritenendo che siano i primi e principali interessati a questo tipo di progettualità. Quindi lo sportello informativo ai cittadini, da un lato, al comune di Sorrento, dicevo, lo abbiamo fatto addirittura itinerante, quindi cercando di portarlo anche in maniera più prossima ai cittadini. Non elenco chiaramente le attività di progetto, che immaginerete sono funzionali e conseguenti al tipo di obiettivo che ci si prefigge. Posso dire che per l'esperienza che abbiamo avuto, abbiamo fatto con alcuni comuni, nel caso di specie, ne abbiamo coinvolti in questo programma 10, quindi, se vogliamo, un osservatorio tutto sommato sufficiente per poter capire anche la sperimentazione del servizio civile digitale. La maggiore difficoltà noi in realtà la stiamo riscontrando anche da un punto di vista proprio dell'organizzazione dei servizi digitali della pubblica amministrazione, perché questo è anche uno dei temi. Non so chiaramente quale sia la situazione complessiva del paese, però noi rileviamo che molti comuni, per quanto tendano alla digitalizzazione dei servizi, in realtà non tutti sono pronti a metterla in campo, il che ovviamente, rispetto all'intervento che noi portiamo avanti con il servizio civile, che è un intervento informativo, educativo, di supporto al cittadino, ci crea delle limitazioni, perché possiamo informare, orientare, supportare il cittadino nell'accesso ai servizi digitali a condizione che il comune li abbia attivati. Altrimenti in questo chiaramente c'è da vedere anche un rischio, ovvero quello di in un qualche modo educare i cittadini alla possibilità che documenti, certificati, istanze, segnalazioni, registrazioni e quant'altro possano essere oggi svolte dal cittadino con una semplicità, per l'appunto, concessa dalla digitalizzazione, ma in realtà poi quel cittadino, andando a navigare, non trova disponibili quel tipo di servizi. Quindi questa è, se vogliamo, la segnalazione più importante che farei, accanto, chiaro, se vogliamo, anche alla formazione del personale della pubblica amministrazione rispetto a queste cose, perché non può essere competenza del servizio civile. Noi possiamo ovviamente formare i nostri giovani affinché svolgano un lavoro di formazione e di orientamento, non saremo sicuramente noi in grado, attraverso il servizio civile, di
formare anche il personale della pubblica amministrazione. Sapete quanto è delicato il tema della formazione e dell'aggiornamento del personale nel pubblico impiego. E queste sono, diciamo, le cose principali. Se chiudo, poi ovviamente adesso disponibile per qualsiasi approfondimento. Non abbiamo partecipato, dicevo in apertura, alla seconda sperimentazione. In realtà non lo abbiamo fatto perché riteniamo che il servizio civile digitale non ponga in capo agli enti una serie di responsabilità, perché non andiamo a fare un tipo di attività educativa e basta, ma abbiamo comunque un monitoraggio del lavoro che andiamo a fare, una registrazione, una verifica e una serie di responsabilità che inevitabilmente si pongono in capo anche agli operatori volontari, perché accedono, gestiscono dati sensibili delle persone. Ecco, noi su questo dobbiamo però intenderci. Il servizio civile è un'esperienza che noi offriamo ai ragazzi. Non può essere assolutamente inteso come un appalto surrettizio di servizi, quindi noi non possiamo immaginare che l'educazione alla digitalizzazione dei cittadini passi per la spontaneità del volontariato, dei giovani che fanno servizio civile, degli enti che fanno servizio civile, che non sono retribuiti per questo, nel momento in cui immaginiamo che a questo tipo di azioni corrispondono anche responsabilità. Immaginerete, ognuno di noi lavora, siamo anche disponibili chiaramente a prenderle, ma in contesti diversi, quindi non dico che vadano remunerate le responsabilità del servizio civile, dico attenti a non spostare sul servizio civile responsabilità di servizio a vario titolo: sono responsabilità civili, responsabilità amministrative laddove si commettano errori, penali se vogliamo nel momento in cui c'è anche una trasgressione del trattamento sensibile dei dati. Quindi attenti a immaginare che il servizio civile possa essere un luogo di appalto per attività del genere. Quindi va bene restare, a nostro avviso, con una sperimentazione che vada sui temi dell'informazione, dell'orientamento, della diffusione, dell'accompagnamento e del servizio al cittadino. Attenti, dicevo, ecco, a non renderlo un servizio, perché questo ovviamente dovrebbe essere oggetto di attività, concessione, bandi di natura diversa, così come ben saprà anche il Ministero per la Transizione Digitale, vengono specificamente messi in campo quando si deve realizzare un servizio dal quale ci si attende ovviamente un risultato misurato, certo, efficiente ed efficace. Mi fermo qui e resto chiaramente disponibile, come dicevo, per confronti o approfondimenti. Grazie. Grazie anche a lei, dottor Borrelli. Devo dire, confermo l'idea dell'utilità e del piacere a sentire le vostre esperienze, insomma, che sono diverse ma che in qualche modo si legano per una varietà sia di territori che di progetti e in qualche modo anche di attività proprio di servizio civile che viene così pensato ed erogato. Vi ringrazio infinitamente. A questo punto non so se il dottor Martinelli, non ricordo se la dottoressa Losco sia ancora con noi, però sicuramente il dottor Martinelli, eccoli qui. Vi chiamerei, come dire, appunto a collegarvi al fine anche voi di avere un vostro commento ed anche in particolare a non dico rispondere perché non è esattamente una domanda, però come dire, ci sono alcune sollecitazioni ancora che arrivano per quanto riguarda diciamo così proprio il luogo dove far incontrare, mi sentirei di dire, le diverse realtà. In particolare il presidente del consorzio Medina, non so se sia Medina scritto male, ma insomma mi perdonerete, che però dà uno spunto, Medina, mi perdoni, che dà uno spunto perché stanno svolgendo, in campo un'esperienza di alfabetizzazione dei ragazzi, soprattutto nelle scuole, e quindi chiede se non sia possibile prevedere quanto è stato previsto per il servizio civile ambientale
ambientale, ipotizzando degli specifici protocolli di progetti che possano essere ad esempio realizzate nelle sedi delle scuole, anche se non accreditate, che però siano magari consentano di intercettare le scuole ai margini che hanno maggiori difficoltà organizzative e o amministrative. Ecco, quindi come dire, arrivano ancora dei suggerimenti, degli spunti, quindi non so se ad esempio la dottoressa Losco in questo caso vuole prendere la parola appunto per accogliere o comunque per così per dare una disponibilità eventualmente, come ha già detto prima tra l'altro, rispetto ad accogliere alcuni degli spunti che sono arrivati. Prego, dottoressa. Allora, sicuramente, grazie dottoressa Isola. Allora, sicuramente noi stiamo trattenendo gli spunti che nascono anche da questi momenti di incontro con le organizzazioni. Allora, noi abbiamo, il sistema del servizio civile ha delle regole, diciamo, e delle codificate, quindi i ragazzi hanno come riferimento, no, degli enti di accoglienza che abbiamo detto che sono registrati, sono accreditati all'albo di servizio civile. Oltre a questo, gli enti di accoglienza sono collegati a degli enti che hanno titolarità, no? La titolarità dell'iscrizione all'albo. Ne avete conosciuti alcuni nella sessione di oggi, altri sono stati presentati nelle sessioni del 5 ottobre e quelle che hanno preceduto. Allora, la titolarità dell'accreditamento è fondamentale perché è il titolare dell'accreditamento che presenta il programma di intervento e tutti i loro progetti. L'attività poi può svolgersi, e l'attività che è descritta nel progetto e le finalità che vengono inserite nell'ambito del contesto del progetto possono vedere eventualmente vari luoghi, no? Diciamo di erogazione del servizio di facilitazione digitale. Quindi è possibile anche che possa essere erogata all'interno delle scuole, è un'attività che può essere inserita e delocalizzata, inserita e qualificata all'interno del progetto. Attenzione però che la scuola non sostituisce istituzionalmente l'ente di accoglienza, non può sostituirlo a meno che non ci sia un processo di accreditamento che vi ho descritto nel mio intervento. Quindi diciamo non può essere intesa quella, se non c'è una, diciamo, voglio dire, una sottoscrizione esplicita, diciamo un atto esplicito di che abiliti l'uso come ente di accoglienza del progetto. Ecco, questo deve essere chiaro, deve essere l'ente di accoglienza accreditato con le regole che vi ho fatto presente e con i livelli di responsabilità della struttura di gestione previste dalla circolare. Quindi questo è effettivamente quello che posso dirvi. Si fa riferimento a protocolli specifici di progetto, in realtà, esatto, non esistono protocolli specifici di progetto che possano riguardare il dipartimento, possono esistere accordi tra le parti e quindi questi accordi poi sono, ripeto, accordi di rete o accordi di partnership che vengono, diciamo, presentati e valutati nel momento in risposta all'avviso. Quindi capisco la difficoltà, no? Dice questo consentirebbe agli enti proponenti di intercettare anche scuole ai margini che hanno difficoltà organizzative. Capisco, diciamo, la difficoltà organizzativa del coinvolgimento, diciamo, di alcuni settori che magari sono, ecco, come dite, effettivamente ai margini, però, diciamo, l'impianto dell'albo prevede dei soggetti ben identificati che sappiano assumersi le responsabilità sui ragazzi e questo è un requisito richiesto sia all'ente titolare chiaramente che agli enti di accoglienza e quindi diciamo non possiamo prescindere da questo. Il tipo di attività si può svolgere presso, diciamo, se ben descritto all'interno, presso, diciamo, varie strutture a secondo della finalità del progetto. Bene, io la ringrazio perché effettivamente ci è servito, come dire, per chiarire un po' tutti i ruoli, tutte le posizioni e anche i requisiti normati proprio dalla legge, come ha più volte chiarito, quindi, come dire, non, sui quali non si può andare a derogare, ecco, in nessun modo. Io vi ringrazio veramente tanto, ringrazio il dottor De Bernardo, ringrazio
ringrazio il dottor Borrelli, ringrazio il dottor Camilleri, è stato veramente molto molto interessante, spero che concordiate con me questo scambio. Abbiamo visto realtà diverse, abbiamo visto le specificità, anche grazie soprattutto all'illustrazione da parte del dottor Camilleri siamo proprio entrati all'interno dei singoli servizi civili, nelle diverse sedi, nelle modalità con cui si sono declinate, e questo ci ha sicuramente aiutato, diciamo così, ad avere una bella panoramica, oltre che ad aver messo anche giustamente in luce alcune criticità che possono solo aiutarci a migliorare, ecco così, nel futuro prossimo, visto che comunque sia, come sapete, il PNRR dà la possibilità, insomma, di replicare le esperienze, e quindi chiaramente questa prima fase di sperimentazione è stata una fase sicuramente che può che ha dei diversi margini di miglioramento, anche appunto per tutti, insomma, le declinazioni che ci ricordava, anche soltanto banalmente fare in modo che i ragazzi del Servizio Civile Digitale si sentano parte di una grande famiglia, molto più grande che quella del Servizio Civile Universale. Come devo dire, la dottoressa Losco questo ci tiene sempre molto a specificarlo, perché per il Dipartimento il Servizio Civile è un Servizio Civile Universale che ha le sue declinazioni, e questo, insomma, dal punto di vista del Dipartimento è sicuramente molto chiaro. Probabilmente si tratta così di trasmetterlo, ecco così, anche i ragazzi che vengono richiamati a svolgere il loro ruolo, a capire che, insomma, si stanno occupando solo di una declinazione delle tante declinazioni che può avere il Servizio Civile. A questo punto non so se ci sono altre domande che insomma, i partecipanti vogliono, si sentono di rivolgere. Non mi pare che ci sia nulla. Non so se qualcuno di voi, soprattutto degli enti, voglia riprendere la parola rispetto a quanto è stato detto. Perché non mi pare, ecco, che ci siano nuovi interventi. A questo punto, se siete tutti d'accordo, andrei a chiudere questo nostro incontro. È stato veramente davvero molto interessante. Avere gli enti ci aiuta comunque ad entrare più nello specifico, e appunto ha aiutato anche voi, come dire, ad uscire un po' da quelli che possono essere i vostri confini, a vedere che ci sono, insomma, tante realtà desiderose di creare delle partnership, delle reti di attività, e quindi direi che come dire, speriamo abbiamo messo le basi per una futura progettazione ancora più ricca. Io vi ringrazio tutti uno ad uno, vi saluto, e chiaramente, insomma, ci risentiremo a breve, spero, per un nuovo incontro, magari con nuove declinazioni di sempre legate al Servizio Civile Universale. Buona giornata a tutti e buon lavoro. Grazie, grazie altrettanto, buona giornata a tutti. Arrivederci a tutti, grazie ancora della partecipazione. Grazie a te per l'invito, Silvia.